La pianta è quella lì, vedi la ciuffa, quella grossa lì. Quella più bassa ma grossa, poi c'è il vuoto, proprio lì sotto. Non ci hanno trovato? Il morto, il morto lo trovano lì dentro. È un giallo in piena regola la morte di Silvano Miniati, 70enne, vedovo, residente a Mercatale, comune di Bucine, morto lo scorso 5 giugno in una notte misteriosa. Il suo cadavere è stato ritrovato in un anfratto tra campi e sterpaglie nel comune di San Giovanni Valdarno, appena fuori l'uscita del casello autostradale, una zona a quanto pare a luci rosse. L'indagine avviata dalla procura aretina è per omicidio, dopo le risultanze dell'autopsia sul corpo del settantenne. Morte violenta e non malore, come in un primo momento si era ipotizzato. L'uomo aveva l'osso del collo spezzato. Che mi disse che gli stavo più come un coniglio, mi disse. E di fatti gli hanno stroncato l'osso di collo, no? Un'aggressione, una caduta, saranno le indagini a stabilirlo. Intanto chi lo conosceva lo descrive come un uomo per bene. Aveva fatto il compleanno 20 giorni avanti, sì. Aveva 69 anni. Noi si conosceva bene, da parte. Che persona era, scusi, lei che lo conosceva? Chi? Una persona sembrava un fiorellino, no? Simpatico a parlare, sempre sorridente, ti dà relazioni, non era queste persone come quante ci sono, c'è dei ragazzi qui e quelli che ci passavano prima gli hanno questi ragazzi scerbi, no? Non si voleva farli conoscere, si vedrà che vanno a fare, no? Tutti uomini, capito? Che si vanno a farsi fra sé. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver parcheggiato l'auto, l'uomo si era recato a piedi dal posteggio ricavato nell'ex casello Valdarno della 1. Quella sera pare stesse rientrando da un dancing.